Aspetta! Difficilmente vado d'accordo con i sacerdoti, ma questa notte ne ho incontrato uno in un orfanotrofio che mi ha fatto pensare. Anche se mi stavo nutrendo con buona parte dei suoi giovani parrocchiani, il prete non si è arrabbiato. Mi ha detto che c'era ancora speranza per me, che se mi fossi pentita il paradiso poteva essere ancora mio. Gli ho spiegato che per un essere immortale come me, l'aldilà non ha alcun valore, perché bisogna prima morire per raggiungerlo, e io non posso farlo. Purtroppo anche il prete non lo vedrà presto, perché l'ho convertito a una nuova religione. E come suo nuovo signore, avrò bisogno di lui molto più a lungo del suo precedente datore di lavoro. Appena tornata dalla casa del governatore locale. Era un uomo molto ricco e mi ha offerto 10 vittime per ogni giorno che avessi lasciato vivere lui e la sua famiglia. Mi sono goduta la sua ospitalità per quasi 2 settimane, finché non è stato più in grado di onorare la sua parte del patto. All'ultima consegna mancavano all'appello 3 persone. Sono stata giusta. Ho preso sua moglie e le sue 2 figlie per arrivare a 10 e l'ho lasciato vivere un altro giorno, per godersi i frutti della sua intelligente proposta. Thank you.
sgranata! No! Che mi piace di più di camminare per una strada affollata durante una notte calda. Attorno a me persone che corrono e gironzolano, tradiscono e amano, svelando i loro segreti e mentendo. Sento i loro cuori che battono, il sangue che scorre nelle vene, vedo le gote arrossate e i colli scoperti. La strada è il mio giardino pieno di frutti, alcuni teneri e maturi, altri duri e appassiti, ma tutti pieni di rosso nettare di vita pronto a sgorgare. Che gioia essere una creatura mossa da un desiderio unico e circondata dall'abbondanza. Uccidete. Stasera ho avuto il privilegio di conoscere Adrien Lemonde, uno dei cuochi più famosi di Parigi. È stato un pasto davvero squisito. Fermo!
sono arrivata a New Marais, ho conosciuto un albergatore che è stato molto gentile con me. Sua moglie era morta di parto 13 anni prima, lasciandolo con due gemelle da crescere e una locanda da mandare avanti. Quelle ragazze erano tutto per lui. Le guardava con orgoglio mentre servivano cibo e bevande ai tavoli. Erano di bell'aspetto e gentili, essendo diventate giovani donne molto presto. La loro bellezza era incredibile, ma lo era ancora di più la loro somiglianza. Spesso i clienti della locanda si fermavano ad osservare mentre passavano. Da qualunque punto le si guardasse, le due ragazze sembravano completamente identiche. Da quel che ricordo, avevano anche lo stesso sapore. Uomini gli hanno dato la caccia, ma il più ostinato fu il colonnello John Greystock. Il colonnello mi ha inseguito per mesi prima che i suoi sforzi venissero alla fine premiati. Aveva portato l'intera famiglia ad affrontarmi. Oltre 30 uomini e ragazzi armati con moschetti, paletti e acqua santa. Purtroppo i loro sforzi sono stati inutili. Ho convertito prima i più giovani, poi ho costretto il colonnello a guardare, mentre i suoi nipoti facevano a pezzi i suoi figli. Al colonnello ho spezzato entrambe le braccia all'altezza delle spalle, poi l'ho appeso a testa in giù, legandolo a una quercia dietro casa sua. Non c'erano grossi animali in quella regione, ma era noto che la tenuta dei Greystock aveva spesso problemi con i ratti. Una volta che provai a raggiungere le Americhe, non ci riuscii. Sapevo che avrei avuto bisogno di nutrirmi durante il lungo viaggio, perciò cercai un passaggio su una affollata nave negriera capitanata da un volgare e arrogante schiavista. Evitavo la sua compagnia durante il giorno e ogni notte scivolavo sotto coperta per succhiare il sangue ai disgraziati incatenati nella schiena. Dopo meno di una settimana, fummo costretti a tornare in porto perché lo schiavista aveva ucciso metà della sua ciurma per insubordinazione. Me ne andai appena traccammo, ma solo dopo aver finito il mio lavoro sulla nave. Era salpato con una nave piena di schiavi, ma non era più il loro padrone. Secondo una leggenda locale, quando il suo corpo venne ripescato nel porto il mattino dopo, era talmente pieno di buchi e privo di sangue che gli squali non l'avevano nemmeno notato. Stupido nuovo nato! Maledetto.
idiota. Sentivo particolarmente affamata questa sera. Perciò ho deciso di lasciar perdere qualsiasi approccio sottile. Ho bussato alla porta della prima casa che ho incontrato e appena mi hanno fatto entrare, ho massacrato tutti senza esitazioni. Si trattava di una famiglia molto grande, sia nel numero che nella statura. Ho gustato la madre, il fuoco, il giardiniere. Particolarmente affamata. Perciò ho deciso di lasciar perdere qualsiasi approccio sottile. Ho bussato alla porta della prima casa che ho incontrato e appena mi hanno fatto entrare, ho massacrato tutti senza esitazione.
Si trattava di una famiglia molto grande, sia nel numero che nella struttura. Ho gustato la madre, il cuoco, il giardiniere. E avevo appena finito con l'ultimo dei 7 figli quando la porta si è spalancata. Sulla soglia c'era quest'uomo corpulento con degli abiti bianchi tutti macchiati di sangue. Anche le sue mani corpulente erano rosse di sangue e nella destra reggeva una grande mannaia. Ma l'espressione scioccata sul suo volto corrispondeva a quella divertita sul mio. Senza volerlo, avevo scelto la casa del macellaio di quel posto. Urlò di me prima che io lo mordesse. Ma per un momento ho capito che stava provando la stessa cosa che provavo io. Una sorprendente sensazione di affinità. Chiamata in molti modi: mostro, demone, abominio.
Gli uomini condannano quello che faccio per nutrirmi come il peggiore di infettati, ma i loro giudizi sono ingenui e miopi. Ho visto generazioni di uomini nascere e morire, i loro corpi ritornati alla polvere e i loro nomi dimenticati in fretta, tutte le loro energie sprecate dietro a cose di poco conto. Ogni volta che ne bevo il sangue, dono a qualche effimero insignificante umano la possibilità di perseguire uno scopo eterno, l'opportunità di essere considerato un dio. Risposta! Risposta!